Parliamo di disturbi alimentari e di due grandissimi risultati. Il primo, un protocollo che è stato varato ieri nella giunta cittadina, e il secondo grande risultato che sono stati finalmente approvati e verranno elargiti 25 milioni poi da distribuire alle province proprio per combattere questo disturbo che è sempre più diffuso. Assessore, lei tanto si è battuta per questo, ci racconti tutto. Sì, intanto buongiorno. Allora, sul disturbo del comportamento alimentare è ormai dall'inizio del mio mandato che ci sto lavorando. Devo dire che il tavolo è andato molto bene, abbiamo iniziato a fare formazione agli insegnanti e degli incontri con gli studenti presso le scuole. L'anno scorso abbiamo iniziato con i licei e quest'anno, oltre ai licei, abbiamo inserito anche le medie, proprio perché si è abbassato molto l'età dei ragazzi che sono affetti da questa patologia. Abbiamo visto che più si fa voce e più si ottengono comunque con molta fatica, con molto sforzo, con tantissimo lavoro, dei grandi passi. Nella notte in Senato è stato approvato un emendamento dove verranno riconosciuti 25 milioni in due anni proprio sulla problematica dei disturbi alimentari, come ho accennato prima, in special modo a supporto anche delle famiglie. Il professor Mendolicchio, che oltre all'intervento alla Camera dei Deputati di giovedì scorso ci ha dato questa bellissima notizia, e fa parte anche lui dei nostri progetti, è sempre coinvolto nella nostra progettualità, tanto è vero che questo protocollo viene firmato sia dall'Associazione Minutro di Vita, dall'ASL e dal provveditore e dal nostro sindaco Claudio Corradino, proprio per lavorare ancora di più su questa tematica. Già stiamo preparando quelle che sono il primo grande evento, dove ci sarà anche una formazione ai medici di base e ai pediatri di libera scelta, proprio per andare a individuare quali sono le prime avvisaglie di questa patologia. Quindi l'evento, ci saranno dei personaggi illustri che verranno a colloquiare con la cittadinanza, e nel frattempo verranno allestite due mostre sempre inerenti ai disturbi alimentari, che poi migreranno nella hall dell'ospedale di Biella. Ci sarà anche l'intervento di due club di servizio che acquisteranno, doneranno delle brochure informative che verranno distribuite in tutte le scuole biellesi, dove ci saranno riportate le nozioni principali della malattia e tutti i numeri utili dove rivolgersi. Mentre per quanto riguarda all'ASL di Biella abbiamo chiesto di integrare ore per quanto riguarda i professionisti dedicati a questa situazione, tipo dietisti, dietologi, psicoterapeuti, psichiatri e quant'altro, e di istituire il codice Lilla entro il 15 marzo, che è praticamente la giornata nazionale dei disturbi del comportamento alimentare.